Ora vediamo che cosa sono le fasi di Venere che Galileo riuscì a scoprire per primo grazie all'utilizzo del cannocchiale. E vediamo perché questa scoperta fu fondamentale, perché solamente il sistema copernicano poteva spiegare le fasi di Venere. Nel sistema tolemaico invece non era possibile che Venere mostrasse tutte le sue fasi alla Terra. Prima dell'invenzione del telescopio era impossibile osservare direttamente le fasi di Venere e quindi era impossibile stabilire quale tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano fosse quello giusto. La scoperta delle fasi di Venere permise di escludere definitivamente il sistema tolemaico, perché non era in grado di spiegare le fasi di Venere. Vediamo quindi che cosa sono queste fasi di Venere. Sono simili alle fasi lunari, cioè il pianeta Venere, come la Luna, nel corso del tempo si mostra illuminato in modo diverso visto dalla Terra, cioè può essere per esempio tutto scuro, oppure può presentare una falce illuminata, oppure metà della sua superficie illuminata, o tre quarti, o addirittura può accadere che tutto il pianeta risulta illuminato. Inoltre, dal punto di vista osservativo, visto dalla Terra, quando il pianeta Venere si mostra tutto illuminato, il disco è più piccolo, cioè vuol dire che è più lontano dalla Terra. Quando invece il pianeta Venere si mostra completamente scuro, allora il disco appare più grande perché è più vicino alla Terra. Una scoperta di questo tipo si può fare soltanto con il cannocchiale perché a occhio nudo il pianeta Venere si vede soltanto come un punto, cioè non è possibile risolvere il disco, cioè visualizzare il disco. Anche qua vediamo di nuovo le fasi di Venere, vediamo il pianeta completamente illuminato con il disco piccolo, quindi quando è molto lontano, vuol dire che il pianeta sta qua. Poi piano piano il disco si avvicina alla Terra. Lo capiamo perché il disco diventa più grande, ma contemporaneamente, progressivamente, la parte illuminata si riduce fino a diventare un disco nero. Questa situazione, eccola. Qui abbiamo il pianeta Venere che gira intorno al Sole, questo è il Sole, e la Terra che si trova più all'esterno. Noi dal nostro punto di vista della Terra possiamo vedere Venere e assumere tutte queste posizioni intorno al Sole. Quando Venere si trova dalla parte opposta rispetto al Sole, dalla parte opposta dal punto di vista della Terra, allora lo vediamo completamente illuminato perché il Sole lo illumina e Venere riflette indietro sulla Terra la luce del Sole. Questo spiega anche perché Venere appare molto piccolo, perché è dalla parte opposta della Terra rispetto al Sole. Piano piano che Venere si avvicina alla Terra perché si va a posizionare fra la Terra e il Sole, il suo disco diventa più grande, ma diventa anche più scuro, perché in questa posizione, in modo particolare, la parte illuminata è quella che guarda il Sole e a noi invece Venere rivolge la faccia scura, cioè la faccia in ombra. E anche questa figura descrive la stessa cosa. Cioè Venere che gira intorno al Sole, quando si trova dall'altra parte si chiama congiunzione superiore, quando si trova invece dalla parte che guarda la Terra si chiama congiunzione inferiore. Quindi in congiunzione superiore Venere mostra un disco piccolo e brillante, totalmente illuminato, invece in congiunzione inferiore Venere mostra un disco più grande e nero. Tra queste due posizioni estreme c'è tutta una serie di posizioni intermedie dove Venere mostra alla Terra una parte del disco più o meno illuminata. Più illuminata quando si trova vicino alla congiunzione superiore, sempre meno illuminata quando si trova in congiunzione vicino alla congiunzione inferiore, in quel caso soltanto una piccola falce rimane illuminata.